time lover. Buongiorno prof. Siamo troppo brave, mica come quella sfigata della terza B. Sì, infatti. E tu muori, fammi copiare il copo. No, fatti i tuoi compiti. Muoviti, sennò ti tengo un pugno e ti faccio svenire. Va bene, tieni. Oh, ma vuoi smettere? Vuoi chiamarla bambina? Prof, Andrea mi lancia le palline, guardi. Ma mi la meglio di te però. Portami il diario che la voglio filmata. Allora, apriamo il libro, Epica, continuiamo da Dante. Minchia. Che sfigato. Povero, però povero Andrea, veramente. Sì, hai ragione. Sono nata e mia mamma non è in condizione. Mi dispiace, ti voglio aiutare. Vuoi veramente aiutarmi? Sì, certo, la prossima volta che ti danno fastidio non stare zitto, anzi rispondigli a tono. E se continuano a funzionare dovrò intervenire io. Ok, va bene. Ciao. Dai. Ciao. Hai capito? Muori! Lasciatemi! Prendete quella forma con il vostro stesso panorama geologico, cioè con il cervello di Galileo. Stai zitto! E adesso se non mi lasciate fare un aborto tutto il mondo. Tu non hai capito con chi stai parlando, eh? Che hai fatto il bordo. Scusa Andrea per quello che abbiamo fatto. Per favore, perdonaci. E va bene, dai, mi perdono. No, no, non vi ho detto di andare a posto. C'è qualcun altro a cui dovete chiedere scusa. Per favore, Ettore, perdonaci. Dai, sì, vabbè, per questa volta. Comunque, cioè, bastava chiederlo gentilmente che facevo coprire tutti i compiti che volevate. Grazie a te. Perché soffro molto più della vittima e per trovare una soluzione a questo problema bisogna parlarne con i propri professori, genitori o con chi vi sta a cuore. Solo così si può trovare una soluzione al proprio problema. E quindi diciamo tutti no!
If I close my eyes, all I see is you standing there in front of me. You're on my mind constantly. Now I can't get no sleep. No sleep.